Eccolo, eccolo, guardatelo quanto è bello. Guardatelo quanto è bello. Non è un trucco. Perché qua? Perché qua? Sono nato e cresciuto. Tipo? A me siamo già... Come no? Ma siamo già partiti. Certo. Come che te frega? Non mi aspettavo che tu fossi così sorpreso dalla tecnologia. No, io nonostante sia relativamente giovane, almeno rispetto a te qua, la tecnologia zero proprio. E dovrebbe essere il contrario, però sono i giovani che insegnano a noi vecchi. Ma perché io sono quella generazione di mezzo, per cui né giovane né vecchio, quindi non mi interessa e non ci sono nato. Senti, allora dicevamo, tu sei nato qui in zona. Allora, in realtà, essere precisi, i primissimi mesi della mia vita, di cui ovviamente non ho ricordi, stavamo con la famiglia a via Piccolomini. Però parliamo fino ai miei 2 o 3 mesi di vita. Che è la via famosissima. Con la prospettiva. Ma tu da uomo di cinema hai capito come funziona quel trucco lì? Ma è semplicemente una questione di prospettiva, di angolazione, cosa, per cui non lo so, no. Ah, ecco! Cioè, me l'ho capita, allora, se me l'hanno spiegata, ma lontano. Allora non sono il solo. Però il concetto è che più ti avvicini, per chi non lo sapesse, e più la cupola si restringe. Esatto. Più ti allontani e più. Però appunto è una questione di prospettive. A Piccolomini non ho nessun ricordo, c'avevo 2 o 3 mesi, quindi. E poi siamo trasferiti, la mia famiglia si è trasferita qui e quindi io sono cresciuto qui fino a che non sono andato a Parigi, quindi dal 2009, quindi fino a 28 anni e mezzo sono stato qui. Adesso hai 42 anni, sì, dei quali alcuni passati a Parigi per... 10 anni passati a Parigi per sbaglio. Che vuol dire? No, sono partito appunto, avevo 28 anni, sono andato per fare un'esperienza, all'epoca c'avevo la mia ragazza di allora italiana che viveva lì. Quindi ero andato per così, per qualche, cioè nell'idea era qualche settimana, qualche mese, era giugno, quindi pensavo di fare l'estate lì. E invece poi sono rimasto, ma non c'è un vero motivo, non è che mi è piaciuta la città, ho trovato lavoro, niente di tutto ciò. Questa è un'intervista atipica, tu non mi conosci, io ti ho conosciuto online, ma sono rimasto affascinato dal tuo modo di descrivere alcune ipocrisie del campanilismo, ad esempio. Sì. Beh, ho fatto diversi video oramai tra Italia, Francia, cultura italiana, cultura francese, cinema, cucina, architettura, storia, insomma, ho fatti di tutti i tipi. No, io diciamo la mia prospettiva umana, ma poi anche in qualche modo autoriale, è cambiata appunto con l'esperienza a Parigi, perché dal classico romano che è cresciuto a Roma, vissuto solo a Roma, sono diventato quello che è andato all'estero, sono diventato uno dei tanti espatriati in quest'epoca qui. E questa esperienza ha cambiato completamente la mia prospettiva. Va detto, io dico sempre, quando sono partito da Roma non ero il classico né super amante di Roma né odiatore di Roma o dell'Italia, per cui me ne sono andato. Non mi piaceva Roma, piaceva l'Italia, ma non ero patriottico, ma non ho mai appunto visto Roma come una nemica, me ne devo andare perché qui non riesco. Ho detto, è stato un viaggio casuale, però poi sono rimasto lì e lì sono diventato patriottico, paradossalmente, manco tanto perché è un percorso che condividono molto gli espatriati, cioè quando vai fuori incominci a riapprezzare la tua città, il tuo paese in generale. Da lì, visto, poi sono fissato con dati, statistiche e compagnia varia, confrontandomi con i francesi che dicevano sempre determinate cose riguardo all'Italia, a Roma in particolare, ho cominciato a ragionare su certi luoghi comuni, ma in particolare luoghi comuni anche che abbiamo noi italiani che siamo in Italia. E allora su quelli ho cominciato a ragionarci, cercando sempre di fare, sia di portare dei dati statistici ma anche culturali, con un piglio sempre ironico, grottesco, e diciamo è quello il format che mi ha dato più visibilità sul web, è quello in cui appunto metto a confronto spesso Italia-Francia su vari aspetti. Poi tornando in Italia ho cominciato a riparlare più nello specifico di questioni italiane, purtroppo, e poi in particolare del cinema, che è, diciamo, il mio settore. Dovrebbe essere il mio settore, avrei voluto che fosse il mio settore, per ora lo è più da spettatore critico più che da autore. Ma la tua passione principale è il cinema? È la mia passione, è quello che avrei voluto fare da sempre, insomma, da quando sono ragazzo ho sempre scritto, ho girato cortometraggi, anche recitato, e quindi diciamo ho sempre pensato di fare quello nella vita, non ho avuto mai molte alternative. Cosa vuol dire recitato? Beh, in realtà non è stata mai la mia ambizione quella di fare l'attore, però per comodità, quando giravo, scrivevo i primi cortometraggi, per comodità, per non cercare attori, facevo direttamente io il protagonista, e diciamo che da lì è rimasta sta cosa, ma non ho mai studiato recitazione e mai avrei immaginato comunque di diventare abbastanza famoso grazie alle interpretazioni. Mi sono ritrovato per caso e alla fine lo faccio, continuo a farlo con piacere, ma non è il mio sogno, non è fare l'attore, e non penso manco di essere bravissimo. Oddio, certo, visto il panorama italiano oggigiorno, anche uno come me risulta discretamente bravo, ma
insomma, non ho la vera preparazione. Però ti sei impegnato e svetti per quanto riguarda la regia dei tuoi video autoprodotti online su YouTube. Grazie. Hai credibilità. Tanto che nelle tue denunce riguardo il cinema italiano non sono passate inosservate. No, con mia grande sorpresa, quella, diciamo, io l'ho fatta dicendomi: senti, oramai tanto non lavorerò più nell'industria cinematografica italiana, mi tolgo la soddisfazione almeno di dire quello che penso veramente, che poi è quello che pensano in tanti, ma non hanno il coraggio di dirlo. Pensavo fosse la pietra tombale sulle mie aspirazioni, e invece incredibilmente fino a un certo punto sono piaciuti, insomma, hanno girato molto nel settore e anche la gente, appunto, i diretti interessati li hanno apprezzati, tanto che hanno fatto discutere tutta l'industria, dal ministero fino ai produttori, distributori, registi vari, mi hanno contattato un sacco di registi, allora, attori. Su YouTube si trovano le tre puntate della tua... sono tre capitoli. Grazie ai dati che abbiamo visto nel precedente capitolo, sappiamo con relativa certezza che praticamente più nessuno vuole vedere i film italiani al cinema. Ora la domanda che ci dobbiamo porre è: perché? Perché, come dice spesso il pubblico, il cinema italiano fa cacare, o perché, come dicono quelli che i film li fanno, il pubblico italiano è coglione? Non è una denuncia, è una critica costruttiva, sì, al cinema italiano, cose che in tanti pensiamo del cinema italiano, esatto, ma che forse nessuno ha avuto il coraggio di dire. Sì, il problema è che una volta dette, comunque la situazione non è cambiata granché, anche coloro i quali stanno all'interno del settore, che hanno apprezzato i video, mi sembra stanno a continuare a lavorare come lavoravano prima, quindi non, come immaginavo, non è cambiato. E come hai detto tu, a un certo punto tutti pensano che la colpa sia dell'altro. È sempre così, certo, tutti scaricano sull'altro, infatti nessuno si è riconosciuto veramente nelle critiche, tutti pensano bravo perché c'avevi quell'altro lì. No, cavolo, proprio te. Con te, ma anche con noi che guardiamo i film italiani. Vabbè, ma gli spettatori alla fine sono gli ultimi responsabili, secondo me, cioè. Non ce la possiamo prendere con loro. Dopodiché sei passato all'attacco con il crowdfunding. Sì, alla fine era un'idea che avevo da un po' di tempo, quella di, a un certo punto, se non ce l'avessi fatta come immaginavo, tramite, diciamo, un percorso più classico, professionale, tramite le produzioni e distribuzioni grosse, me l'ho sempre detto, prima di arrivare a 90 anni vorrei provare a fare un lungometraggio, e a questo punto, chiedendo l'aiuto pubblico. Tranquillo. Però diciamo che sono stato un po' spinto, perché io anche su questo, non è che sono nel crowdfunding, molti mi chiedono: ma come funziona? Come hai fatto? Io in realtà il crowdfunding è un'altra cosa che non conosco molto bene, due volte l'ho fatto nella mia vita, sempre perché sono le stesse piattaforme che mi hanno contattato loro stesse e mi hanno detto: ma perché non fai un crowdfunding? Guarda che col bacino, diciamo, d'utenza che hai tu potresti... Cioè, spiega bene, le piattaforme, cioè YouTube, le piattaforme di crowdfunding, come quella che ho fatto, che ho utilizzato per questo film, sono loro che mi hanno contattato, perché lavorano anche così, cioè loro cercano, diciamo, creatori che potrebbero usufruire di queste piattaforme per convincerli, perché ovviamente poi anche loro stessi hanno un guadagno. Quindi mi avevano contattato già un anno e mezzo fa, due anni fa, e io avevo detto: guarda, al momento non ho progetti interessanti per una tipologia così, però gli avevo detto: se mi viene in mente qualcosa vi ricontatto. Infatti poi, quando ho pensato che si potesse tirare su un progetto per un lungometraggio, l'ho ricontattati, e semplicemente poi ti appoggi a loro, proponi il tuo progetto, proponi quelle che sono le ricompense in base a quanti, a chi partecipa, con che quote partecipa, e per fortuna è andato molto bene. Amo chiesto, diciamo, devi sempre mettere una quota minima, che è quella che devi raggiungere perché il progetto parta. Avevo messo una quota molto bassa, che erano 15.000 euro, e siamo riusciti alla fine a chiudere sopra 100.000, quindi ben al di sopra di qualsiasi tipo di aspettativa più rosea. Quanto è più difficile passare dalla fase critica degli altri a quella produttiva? Tu adesso stai per cominciare, per cui forse è prematuro chiederlo, ma tu hai una certa esperienza. Vabbè, ma io non le vedo come cose, cioè sono cose completamente separate. Io, diciamo, l'animo critico ce l'ho sempre avuto, anche perché anche in ambito proprio di critica cinematografica, perché ho avuto una formazione, comunque sono laureato al DAMS, quindi in teoria ho una formazione di critico cinematografico, e sono sempre stato appassionato di cinema anche in quanto spettatore, quindi, diciamo, ho sempre visto il cinema da tutti e due i lati, sia quelli, diciamo, di chi si siede e guarda il film, e sia di quello che cerca di farlo, perché ho sempre scritto, comunque, al di là che poi non sia mai riuscito a fare un film, io ho sempre scritto, anche per produzioni, anche se poi non si è mai realizzato nulla, ma, diciamo, nell'ambito della scrittura ci lavoro oramai da anni, quindi non le vivo separatamente, non vanno in competizione le due cose. Certo, non sono tanti i casi oggi, un tempo ce n'erano di più, di, diciamo, qualcuno che ha avuto una carriera anche di critico che poi è passato a fare cinema, oggi sono molto più rari. Vedremo, più che altro bisogna vedere come accoglieranno i diretti interessati il film, semmai ci sarà modo di dargli una distribuzione. E il tema del film quale sarà? È una commedia corale di quarantenni, trentenni, e tutto si svolge tutto all'interno
di un casale Porte di Roma durante una serata, insomma, un contesto di questo tipo non svelo troppo. Cosa ti ha indotto a tornare dalla Francia in Italia? Ma il fatto è che comunque non mi sono mai sentito a casa mia in Francia, non sono mai riuscito a immaginarmi lì per tutta la vita, quindi aspettavo il momento giusto che si incastrassero determinati fattori della mia vita per tornare. Non ci sono mai, per quanto adesso col tempo oramai rimangono anche tanti bei ricordi, anche perché l'ho raccontata sul web come un'esperienza traumatica, ma in realtà perché era anche lì c'era della finzione e tutto. Ho tanti bei ricordi di Parigi, sono contentissimo di aver fatto questa esperienza, ma non era il posto dove avrei voluto invecchiare, insomma, e volevo assolutamente tornare a Roma. Sapevo che l'avrei fatta, non sapevo esattamente quando, forse ho voluto pure fare prima, ma l'importante è che l'ho fatto. Questa zona ti è cara in quali angoli? Beh, siamo alla parallela di casa mia, non ti ho portato proprio sotto casa, ecco, perché sennò... Perché no? Vabbè, perché non ci siamo capitati, però io non abito più qui, però ho abitato appunto fino ai 28-29 anni a Via Germanico, che è la parallela, e ovviamente questi angoli mi sono molto cari perché dove stavo, poi in realtà ho sempre vissuto molto il quartiere. Vabbè. Io. Che fai sabato? Che faccio sabato? Siamo a Capannelle. Tu non tieni alla popolarità, cioè vuoi fare un film, ma non sei uno che vuole mettersi in mostra? No, sei sicuro? Non me ne frega niente, sinceramente, ripeto, la mia ambizione non era fare l'attore, quindi figurati se... ma se non sei popolare, se non sei riconosciuto, poi dopo il successo delle tue opere potrebbe risentirne. Dipende, poi il successo, il popolare può essere declinato in diverse maniere, se intendi appunto e ti fermano per strada... Non mi frega niente, poi capita, mi fa piacere, ma... Purtroppo capita anche se non vuoi nel momento. Capita, ma non è quello che mi gratifica. Cioè. Cosa ti gratificherebbe invece una volta finito il tuo film? Che avesse la visibilità che spero meriti, insomma, ovviamente. Non pretendo troppo, mi basterebbe riuscire a farlo uscire al cinema e sarebbe già una bella impresa, quindi... Che differenza c'è fra uscire al cinema... E uscire sulle piattaforme? Per uno come me che non ama la televisione, non ama le piattaforme, il cinema va visto in sala, per me, quindi ovviamente preferirei e mi piacerebbe il mio film uscisse al cinema, anche perché io mi sono formato da appassionato di cinema con la sala, quindi per me quello è il cinema, la sua natura è lì, quindi poi al giorno d'oggi, anche vero, se non ce la fai in sala hai comunque una visibilità anche sulle piattaforme, però è un altro tipo di fruizione che a me non fa impazzire, che secondo me porterà poi alla morte definitiva del cinema. E tu dove andavi a scuola qui in pratica? Ah, le scuole, guarda, questo è un capitolo molto bello. Ho fatto molte scuole. No, allora io andavo alle medie alla Pacinotti, che sta di là, diciamo, su Piano Angelico. Poi ho fatto un anno al Talete, che era la scuola accanto, dove mi hanno bocciato, diciamo, scientifico. Bocciato vuol dire una volta? Intanto stavo facendo la passa volta, poi lo spoiler subito. No, quindi bocciato liceo scientifico, che era molto difficile, però era una classe sperimentale, c'erano i primi computer in classe, non capivo niente, come vedi, tecnologia zero, ma già all'epoca. Bocciato giustamente, cioè manca una sufficienza, un massacro. Quindi sono passato al liceo artistico, ho abbassato le ambizioni. Sono andato a Caravillani, qua a Piazza Risorgimento. E lì, insomma, visto il livello, diciamo, piuttosto basso generale, ero quasi uno dei più bravi, però. La liceo artistico, non so se è ancora così, all'epoca c'erano 4 anni, no? Facevi la maturità e poi se non volevi fare né l'Accademia delle Belle Arti né l'architettura, per qualsiasi altra facoltà dovevi fare un quinto anno integrativo, che era una cosa così formale, erano 3 ore il pomeriggio, mi sembra, e sono riuscito a farmi bocciare in quel quinto anno integrativo dopo che mi ero già iscritto all'università, quindi ho dovuto annullare tutto, ho ritardato di un anno, così ho 2 bocciature al liceo, insomma, comunque tutti grandi geni hanno un bocciatura al liceo, quindi ne vado un po' orgoglioso, ma comunque un disastro. Ecco, approfondiamo questo tema. I geni a scuola hanno sempre difficoltà, no. Secondo te per quale motivo? Ma in realtà questo ce lo raccontiamo noi, che se non sei bocciato. Ah, tu dici? Non credo che tutti i geni hanno avuto difficoltà. Cioè non basta andare male a scuola per essere un genio. Però un genio ha difficoltà, magari si annoia a scuola. Ma non è caso mio. Non ti annoiavi. Poi se poi ti posso dire sì, ma no. Semplicemente non... Poi le 2 bocciature sono state diverse, quella di scientifica, veramente ero un ragazzino, un bambino, non capivo niente, non c'avevo manchi i libri, bocciatura meritatissima, era una fase della vita in cui ero proprio ancora bambino e mi sono ritrovato al liceo. Al liceo artistico è stata un'ingiustizia.
Perché dici che la tecnologia ti è nemica? Ma non è che mia nemica, io ho un difetto e volendo anche un pregio. Cioè, le cose che mi piacciono e mi interessano le studio a fondo, divento sempre uno molto brillante. Le cose che non mi appassionano sono un disastro, io cioè non riesco proprio nemmeno a avvicinarmi un minimo. E la tecnologia non mi ha mai appassionato e quindi non capisco niente. Cioè, sembra da vederti nei video in sì, YouTube. Sì, ma se vedi sembra. I film, sì, i video, tutti lo sanno che mi segue bene, per esempio c'ho un pixel bruciato da anni, non so manco come si pulisce un obiettivo, non ho mai cambiato camera. Uso sempre la stessa, c'ho il computer scassato, c'ho il cellulare che mi è morto l'altro giorno, ho dovuto comprare. E chi ti rimonta poi i video? No, me li monto io. Allora non è vero che sei. L'ho capito, ma quello l'ho sempre saputo fare perché da ragazzino, ma quello sempre perché voglio fare le cose io, voglio avere il controllo totale, quindi anche i primi cortometraggi giravo e subito montavo tutto io. Però se mi si spostava qualcosa, se incastrava una cosa in termini tecnici di computer, andavo sempre subito a farlo vedere perché non so proprio capace. Arriviamo dunque, quando cominciare a girare, come? Il tuo primo film? Giriamo fra 2 settimane e mezzo, per fortuna c'è un direttore della fotografia che si occupa delle cose tecnologiche. Quindi tu puoi fare il regista, l'autore, certo, l'attore, no, basta. Sì, io non tocco mia metà della camera, non tocco le luci, non tocco niente di tecnologico. Io mi occupo solo della recitazione mia e degli altri attori, delle inquadrature, del montaggio e tutto, però da quel punto di vista io zero proprio. Cioè non mi fate toccare una cosa che la sfondo, questa te sfondo zero. Infatti oggi vedo c'è pure dei problemi. Tu ti senti un ragazzo di Roma Nord? Ma io sta cosa di Roma Nord e Roma Sud non ho mai capito perché è esplosa quando io stavo a Parigi. Hanno incominciato a parlare questa cosa di Roma Nord e Roma Sud. Quando io stavo a Roma non se ne parlava mai. Quindi infatti io mi ricordo da Parigi, chiedevo a tutti: ma che è sta cosa Roma Nord e Roma Sud? Ma qual è Roma Nord? Qual è Roma Sud? Poi me l'hanno spiegata, però. Come te l'hanno spiegata? Dici. Ma hanno detto Roma Nord sono i ricchi, quelli da Roma bene, Roma Sud sono quelli da Roma popolare. Però come in termini geografici non l'ho mai capito, perché infatti dicevo sempre: ma scusate, io sono di Prati, no? Che è centro, no, Roma Nord. Ma perché è centro Prati per me? Cioè è centro, è rione. Solo con un fatto economico. È grosso modo sì, cioè per semplificarla così, non geografico, anche se poi coincidenza vuole che in alcune zone di Roma Sud magari ci sono più quartieri popolari, ma poi non è manco vero perché pure in Roma Nord ci sono quartieri popolari o viceversa a Roma Sud ci sono quartieri per dirti, più borghesi. L'Appia Antica è piena di ville con delle cose. Infatti, cioè, io non l'ho mai capita e continuo a non capirla, però infatti quando me lo chiedono da fuori, ma tu sei di Roma o Roma Sud? Io sempre Roma Centro. A che età hai cominciato a pensare che il cinema poteva essere fra le tante passioni quelle che ti avrebbe impegnato di più? Quasi subito, cioè se non proprio da bambino, diciamo, ma sì comunque, perché adesso sto ripensando, c'ho ancora i biglietti, mi scrivevo i film che andavo a vedere al cinema, me li scrivevo il cinema dove li vedevo e gli davo il voto, no? Io a volte li ritiro fuori e sono tipo del 93-94, quindi avevo 12 anni. Quindi che te dico, adolescente proprio, e già lì io sognavo di fare il cinema. Credi che quella sia l'età giusta per cominciare a capire se un bambino è creativo, quale sia il futuro che gli si prospetta? Me dai sta responsabilità, non lo so, non sono padre, ma mia nel figlia, tuo caso mia figlia ha un anno e mezzo, quindi ancora presto. Nel tuo caso evidentemente sì. Nel mio caso forse sì, io mi ricordo ancora a quell'epoca lì, ero combattuto tra il cinema e fare l'archeologo, però penso fosse legato a Indiana Jones, quindi sono sempre là. Questa è la via dello shopping dove venivo sempre a comprare, non ho mai comprato nulla su via Corrienza. Cioè abitando qui non venivo a fare shopping a Corrienza? Maschio non faccio shopping, non ho mai fatto allora, shopping. Il maschio non fa shopping? Il maschio non fa shopping? Io a maschio all'OVS mi compro sempre gli stessi maglioni e 2 jeans una volta ogni 4 anni. E tu in Francia stavi a Parigi? Sì. Che è la città della moda almeno quanto lo è. La più bella del mondo. Almeno quanto lo è Milano, è la città della moda. Sì, ma non per i comuni mortali che vivono nelle zone periferiche, che me frega la città della moda, io non ho mai visto nulla, non ho mai visto una modella. Non hai mai visto una modella a Parigi? No. È come se andassi tu a Milano e poi vai a vivere in periferia. E invece a Parigi dove stavi? Poi Parigi, sai, la città è piccolissima, io stavo comunque alle porte, diciamo, appena dentro il loro grande raccordo anulare, che però in realtà è minuscolo, quindi è come abitare a Piazza Bologna a Roma. Ma come avevi deciso di andare a Parigi? No, l'ho detto, è stato casuale, avevo la mia ragazza di allora che era friulana, l'avevo conosciuta d'estate al mare e viveva lì, quindi per un anno abbiamo fatto una storia a distanza, facevo avanti e indietro, e poi era il periodo dove ho iniziato, c'è un po' di anni che cercavo di fare cinema, non ce la facevo, quindi mi sono detto, sai che vado a fare un'esperienza, imparo una lingua, vedo un posto nuovo, sto con la mia ragazza. Qualche annetto? No, beh, appunto, poi 10 anni, però mai avrei immaginato, io ho salutato mia madre, ho fatto, ma ciao vado, ci vediamo a settembre, sì, però è settembre 10 anni dopo. La giornata perfetta per Roma, cosa pensano i francesi di Roma, i parigini di Roma, quelli che hai conosciuto perlomeno? Ma
diciamo che hanno comunque un'immagine molto più positiva di quella che abbiamo molti noi romani. L'Italia comunque in Francia è vista come un paese bellissimo, Roma è una città bellissima. L'unico luogo comune che hanno, che non ho mai capito, infatti l'ho combattuto, è che pensano sia molto piccola Roma, per cui anche da turisti dicono sempre bella, però in un giorno ho visto tutto. Cioè, questa cosa è uno dei primi video che ho fatto che hanno avuto successo, era proprio su questo, spiegare ai parigini quanto sia grande Roma, quanta roba c'è da vedere a Roma rispetto a Parigi o anche a Firenze, perché anche i parigini ti dicono sempre Roma bella ma piccola, ho preferito Firenze, e questo non ho mai capito perché Firenze è ancora più piccola. Che è un decimo Firenze. Appunto, quindi è tutto è partito da lì, diciamo, nella battaglia. Io devo dire che la geografia, sono più appassionato di storia che di geografia, però la geografia per la storia è indispensabile. Sì. E tu mi hai aperto delle prospettive che non avrei mai riconosciuto. Ad esempio, paragonando la regione più bella d'Italia, è più bella questa o quest'altra? Come ti venne questo no. spunto? No, quello mi è venuto perché appunto iniziando a fare inizialmente video Parigi-Roma, poi, come dicevo, stando all'estero mi è nato proprio il patriottismo per tutto il paese, l'Italia, che quando ho cominciato a vivere in Francia, ho anche incominciato a girarla la Francia, e andavo in giro per le città, le province, mi dicevo sempre che palle, a me non mi piace, e mi stavo a dire ma sarà un problema mio, e allora poi ho incominciato a rivisitare l'Italia e mi sono reso conto dell'abisso, mi dispiace dirlo, che c'è tra l'Italia e la Francia, e quindi appunto mi è salito questo patriottismo generale sull'Italia, e allora mi è piaciuto ogni tanto andare a parlare anche di altri posti, perché poi secondo me è una buona idea un romano, che è visto come tutti gli italiani, però il romano è visto come è quello fissato con Roma, invece usare la maschera del romano per esaltare altre zone d'Italia è un espediente bello secondo me, oltre che sincero, e quindi da lì ho pensato a diversi format, ho fatto un video su Napoli, ho fatto un video su Veneto. Quello che ha avuto più successo? Questi video qui, diciamo, informativi, comici, hanno avuto tutti un bel successo, non ti so di quale più, quale meno, però la cosa che mi fa piacere è che poi sono piaciuti molto anche alle persone di là, tipo il video sul Veneto, tantissimi veneti l'hanno condiviso e quando vado in Veneto mi riconoscono per quel video lì, quindi mi fa piacere. Sei d'accordo che per insegnare, per fare divulgazione, per fare cultura, brutta parola, ma bisogna anche essere divertenti per fare in modo che sia più fruibile il messaggio? Beh, sicuramente per fare cultura, per informare, bisogna trovare sempre un taglio che sappia conquistare chi ti ascolta. In ambito web, ad esempio, è fondamentale trovare un taglio moderno, e spesso la modernità può essere la comicità. Oltre alla comicità, anche il ritmo è fondamentale, questo vale anche per la scuola, secondo me. Abbiamo avuto tutti i professori che magari ti facevano due palle così, e anche se la materia era bella non la seguivi, al contrario abbiamo avuto professori che hanno saputo attirare la nostra attenzione, quindi sì, è sempre così, se tu vuoi far recepire un messaggio devi trovare il modo di fare breccia in chi ti ascolta. E qui non siamo a casa? No, qui in realtà appunto questa è stata una delle sedi del mio liceo artistico, il Caravillani, anche se in realtà solo per un anno, io il primo anno l'ho fatto qui, però poi l'anno dopo invece è un po' più giù a qualche metro, non mi ricordo anni, cosa ti ha lasciato l'esperienza scolastica? Niente. No, qualche amico. Non mi ha lasciato un granché. Poi certissimo. Purtroppo non ero manco un fenomeno con la matita, quindi prendevo 6, ma non è che sono un grande disegnatore. Non mi ha lasciato un granché. In genere lo chiedo a professionisti già più in là con l'esperienza. Affermati o non affermati, poi dopo è relativo. Tu invece, cominciando adesso, sei ancora fresco di esperienza, ne stai facendo. Quali sono i consigli che puoi dare a chi volesse intraprendere una parte di questa carriera cinematografica nel 2023? Purtroppo è un periodo storico che veramente porta a sconsigliare di iniziare una carriera cinematografica, perché io non so quanto futuro avrà il cinema, quindi se già era difficile, è sempre stato molto difficile lavorare in questi settori, adesso da qui a pochi anni secondo me ci saranno ancora meno spazi, c'è il rischio che non ci sia proprio più l'interesse da parte del pubblico, però l'unica cosa che posso dire che è molto diversa rispetto a quando ho iniziato io è che oggi col web, le tecnologie leggere e tutto, c'è la possibilità di mettersi subito alla prova e di mostrare subito le proprie capacità, quindi sicuramente approfittare da subito, scrivere, girare, dimmi provare se mi sbaglio, a far vedere. Rispetto ad anni che tu non hai vissuto, allora ci volevano tanti soldi
ed era una garanzia avere la tecnologia, avere anche un paio di conoscenze, certo, del poter iniziare qualcosa. Adesso è molto più facile cominciare qualcosa, ma forse è più difficile emergere. Secondo me è difficile emergere, non so se secondo me è uguale a prima, era difficile anche all'epoca emergere. Il problema è certo che oggi c'è più facilità nel proporre le cose, però allo stesso tempo c'è pure più competizione, eh. È più difficile farsi notare perché il mercato è talmente vasto che... Ecco, proporre a chi le cose? Ho toccato un nervo scoperto. Dipende, se parliamo di cinema c'è poco da fare, le devi proporre alle produzioni, alle distribuzioni. Però intanto, ripeto, io consiglierei sicuramente di mettersi alla prova. Puoi farlo da solo, comprati una, ma ormai con i cellulari pure puoi girarti un qualcosa e vedi se hai veramente la voglia, la capacità di entrare in un mondo di questo tipo. Dopodiché poi non mi sento manco di essere quello che dai consigli, perché in un certo senso io non sono fatta, quindi... Li stai vivendo e sei arrivato a una, ma io a ho una fatto decisione tutto importante. Solo. Oh, bravo. Alla fine tutto quello che ho fatto purtroppo... Ma il rischio concreto in giro è proprio quello di dover fare tutto da soli e poi poter emergere con una qualunque casualità online, forse. Cioè, tu stesso stai dimostrando di fare degli ottimi video, di avere degli ottimi contenuti, e fai tutto da solo. Sì, però non era quello che volevo fare, cioè a me di fare il web non mi frega niente, la ragazzina anche che non esisteva il web. Appunto. Non ci avrei mai pensato, non era la mia ambizione, il web è stato un ripiego, però io ho sempre voluto fare cinema. Ah, sempre... lo vivi come un ripiego il web? Assolutamente, per me il web non mi è mai piaciuto da spettatore e non guarderei le cose che faccio, neanche le mie. Non è un format, un formato che mi appassiona, secondo me è molto limitante, ha solo la positività di appunto darti lo spazio che ti puoi ritagliare tu. Poi io cerco sempre di fare anche cose che più mi piacciono sul web, che non a caso sono quelle che magari girano di meno, perché è inevitabile. Però non era minimamente, cioè mi ci sono ritrovato per caso sul web, per carità, mi sono ritagliato il mio spazio, ho cercato di approfittarne, mi ha permesso anche di arrivare adesso per esempio a poter fare un piccolo film, che alla fine grazie alla visibilità che ho avuto sul web. Ha già reciso il titolo? Sì, Gli Ospiti si chiama. Gli Ospiti? Sì. Non mi chiedere perché. No, a me no, comunque no. Ci sono 10 amici, gli ospiti, insomma, si può capire. Come sai meglio di chiunque altro, una volta che va online l'intervista resta lì per secoli. No, possiamo bruciare. No, invece resta. Ma noi siamo a 2 settimane dall'inizio del girato, sì, per il tuo film. Hai già un cast? Sì, ce l'ho da tempo il cast. Ovviamente, visto com'è il progetto e visto quello che ho detto nei video sul cinema, ho voluto avere un cast di giovani non famosi o alla prima esperienza o comunque che non hanno mai avuto modo di essere protagonisti al cinema, e alcuni me li sono portati dall'esperienza del web, quindi ci sono alcuni compari con cui ho girato in Francia i video che facevo in Francia e altri li ho trovati qui. Comunque ho messo su un cast scegliendolo per il talento e non per... C'è qualche nome già conosciuto? No, conosciuto, ripeto, solo nell'ambiente mio. Chi mi segue conosce Federico, Iarlori, Cantan d'Armon, che sono i miei compari quando giravamo in Francia. C'è Leonardo Bocci, che è un altro, chiamiamolo, youtuber famoso qui a Roma. E gli altri no, non sono famosi, ma lo diventeranno grazie al mio film. Dove siamo qua adesso? Qui siamo alla Mola Adriana, per i giardini di Castel Sant'Angelo. Questo è uno dei posti più frequentato sia da bambino che da adolescente, perché per esempio mia madre il sabato, che non andavo a scuola alle elementari, mi portava qui da soli. Mi rompevo le palle, però a ripensarci che bello, cioè venivo qua con la palla, tiravo da solo contro il muro, e quindi la mia infanzia, la mia adolescenza l'ho passata in posti così belli che magari da piccolo non apprezzavo, non capivo, ma poi vedi, ti rimane dentro. Quando vai poi fuori e vedi il mondo, ti dici: Madonna, io ho avuto la fortuna di crescere in un posto così bello. E continuavo poi a venirci pure da adolescente, perché mi ricordo ancora le medie, gli anni alle medie venivamo qua a giocare le prime partitelle, cioè le prime partitelle già giocavamo un po', era un po' diverso, c'era un po' più di verde, però giocavamo qui, facevamo le partite con gli zaini, no? Le porte con gli zaini. E quindi questo è un posto a cui sono molto affezionato, e anche i primi corti amatoriali, diciamo, che ho girato, alcune scene le giravo spesso qui perché mi piaceva la location, ma un po' che non tornavo. E qui che ti vuoi? Finalmente ho visto il bambino che si nasconde dietro la maschera dell'aspirante regista. No, ma non esce niente. Non esce niente. Questo è il muro dove sono cresciuto io, la palla.
mi mettevo lì, mia madre si metteva lì a leggere e io piccolo, 6, 7, 8 anni, con la palla a tirarla, sbatte al muro, così, passavo 2 ore così. Era una pippa, sono rimasta una pippa, non mai sapevo giocare a calcio purtroppo. Anzi no, scusa, ero fortissimo in porta. Allora, luoghi comuni. I ragazzi intelligenti a scuola vanno male, i ragazzi intelligenti con la palla sono delle pippe. Io a scuola non ero intelligente, io sono diventato intelligente dopo. A scuola non ero manco intelligente, cioè con l'epoca lì non ero. Se mi avessi conosciuto 13enne, 14enne, non è che mi vedevi, ero un genio, poi i professori mi capivano. Ero proprio un cretino, cioè ero stupido, ero timido, ero chiuso, non ero intelligente. Ma forse proprio perché timido poi dopo sei riuscito a studiare ed emanciparti? Ma secondo me no, perché è semplicemente perché a un certo punto mi hanno cominciato a interessarmi delle cose, come dicevo, essendo uno quando si interessa va a fondo quasi in maniera compulsiva, quando ho trovato gli argomenti che mi interessavano nella vita mi ci sono messo. Prima, quando stai a scuola, sono loro che ti dicono quali sono gli argomenti di cui ti devi interessare. Poi c'è un altro problema, questo ce l'ho sempre avuto, ce l'ho ancora oggi effettivamente. Non mi va di fare le cose che mi dici che devo fare, ma non nel senso di ribellione, no, proprio, cioè se c'è un argomento che mi piace, se mi dai una data limite per cui devo studiare e leggere, non me va. Se me lo devo fare da solo, io faccio sempre questo esempio, 5 anni a elementari col flauto, no? Musica, a recita di fine anno in quinta elementare ero l'unico che suonava flauto, cioè col triangolino perché non ero stato capace di imparare a mezza nota. Nell'estate tra la quinta e la prima media mi sono messo da solo, ho imparato da solo, e alla prima media ero un fenomeno, Mozart. Perché a quel momento lì, quell'estate lì, mi annoiavo, mi ci sono messo da solo, ho imparato subito, ma se me lo dici tu che devo imparare, mi dai tu i tempi, non ce la faccio. E questo anche il liceo artistico mi ha fatto un po' questo, a me piaceva disegnare, mi divertivo a disegnare, sono andato al liceo artistico, dopo 2 minuti me l'ho stufato, perché ti dico cosa disegna, quando. E un po' anche il dance ha fatto la stessa cosa col cinema, cioè ero un grande appassionato di cinema, quando cominci a fare gli esami, ti dicono i film che devi vedere, quello che devi dire, e l'ho vissuto anche da critico cinematografico. A un certo punto ho smesso di fare il critico cinematografico perché non mi divertivo più andare al cinema. Cioè andavo al cinema, sapevo che dovevo parlare del film, sapevo che dovevo trovare una chiave di lettura perché ci dovevo fare l'articolo e tutto, non mi divertivo più andare al cinema, ho smesso di fare il critico e ho ritrovato il piacere di andare al cinema quando voglio io, vedermi finché voglio io, se mi voglio addormentare mi posso addormentare, se il film non mi piace posso anche solo dire oh non mi è piaciuto, invece col critico, quando fai il critico devi sempre trovare una cosa. E quindi ho questo problema e questo mi rimane tutto oggi, se mi dai dei tempi, delle cose, entro in crisi. Sei arrivato ad avere dei contributi da YouTube, dalla rete sociale? Poco, sinceramente, devi fare delle cifre più consistenti, più continue rispetto a quelle che faccio io. I primi anni in Francia, quando facevamo i video, avevamo una certa regolarità, quindi magari qualcosa di più. Adesso io oramai faccio un video ogni quando me va, quindi. E non ho mai fatto cifre, soprattutto su YouTube, non ho mai fatto quelle cifre di visualizzazioni che ti permettono di avere un vero guadagno. Poi, per carità, mi entra qualcosa, però. Non ci potrei campare, voglio dire. Per farlo devi veramente avere una regolarità, almeno un video a settimana che fa centinaia di migliaia di visualizzazioni fisse, cose che non ho mai cercato quel tipo di visibilità, quell'insistenza lì. Poi anche il prodotto che propongo non potrebbe mai avere quella visibilità continua che hanno altri youtuber, diciamo. Eccoci al Colosseo. È il Colosseo questo, no? Ma tutto esperto di Roma, ma questo è Colosseo, no, che è Piazza Navona. Bello, è sempre bello. Sempre bello. Da qua in realtà non è l'angolo più bello. Vivere in una città così piena d'arte aiuta? Certo. O è un limite per un creativo? No, non può essere un limite per nessuno, ragazzi. Vivere nella bellezza, cioè più di questo che puoi chiedere quando abiti in una città di merda. No, cioè deve essere... Ah, allora adesso definisci città di merda. No, città... T'ho messo, spalla al muro. No, non città di... Tu che hai sempre detto che... hai sempre detto che tutte le città hanno qualcosa di positivo. In Italia. No, poi sto scherzando. Diciamo che città quelle estremamente moderne, contemporanee, alcune... Poi perché ci sono alcune belle pure contemporanee, però voglio dire, non tutte le città sono come Roma o come tante città d'arte italiane, questa pare, no?
ho recuperato un po'. Ho sempre pensato io sul web metto me stesso, questo anche quando facevo la serie in Francia, no? Che raccontava molto della vita dell'espatriato. C'è sempre stato questo fraintendimento per cui molti della mia utenza pensavano che quella fosse il mio vero me e fosse il racconto della mia intimità. Io ho sempre cercato di far capire che non era così, era una finzione. Io non amo mettere in pubblico il privato effettivo, quello che sei, a costo di prenderti magari delle incomprensioni, perché ho subito spesso pregiudizi su me stesso perché confondevano il personaggio che portavo avanti. Però per me, del tuo personaggio cosa non condividi? Beh, il mio personaggio, per esempio, di quello che facevo in Francia, che era il classico romano chiuso che odia l'estero, odia i francesi, odia tutto ciò che non è Roma, non condividevo l'odio. Però in realtà poi era bonario, cioè era grottesco, mi faceva ridere, in realtà era un personaggio che mi stava molto simpatico e mi sembrava molto chiaramente finto, per cui non capivo la gente come facesse credere. Quel personaggio che era palesemente una maschera, capito? Però ti ha aiutato a capire che nel web c'è anche una grossa fetta di questi utenti. Questo, diciamo, che un po' già me lo immaginavo, e effettivamente è stato diciamo uno dei shock più grossi quando ho iniziato a fare il web, che era un mondo che appunto non conoscevo benissimo. Però il vedere, ma ancora oggi è così, quanto ci si metta poco in gioco chi guarda, cioè pensa sempre, ha sempre un atteggiamento molto superficiale chi guarda, chi usufruisce del web, per cui se tu metti più livelli di lettura si fermano sempre al primo, e questo purtroppo è una cosa che ho sempre cercato di combattere. E è stato, sì, non è stato, è anche uno dei motivi per cui non mi è mai appassionato il web e continuo a non appassionarmi, che mi rendo conto che per quanto tu ci possa mettere, più ci metti e peggio è, cioè devi essere il più semplice possibile sul web per raggiungere il più alto numero di utenze. Abbiamo parlato prima della differenza fra cinema e web. E tu, che ti sei scottato come un po' tutti noi che ci lavoriamo nel web, ti sei reso conto di alcune realtà e di alcune differenze sostanziali? Sì, sostanziale è proprio come viene recepito il prodotto, no? Nel web, chi usufruisce del web ovviamente lo fa in una maniera molto intima, perché tutti noi guardiamo i video del web al bagno, li guardiamo mentre siamo a letto. Io ho visto un video che hai fatto tu proprio sulla tazza. Io li faccio apposta, a quel punto dico, tu lo starai guardando sulla tazza del bagno e io te lo faccio. Ti identifichi. E quindi questo ti porta ad avere una percezione molto intima e cancelli qualsiasi tipo appunto di struttura che ci può essere tra colui che produce il video e tu che lo stai guardando. Ed è la differenza appunto col cinema, e anche tra il cinema in sala e la piattaforma, la televisione. Per quello per me è fondamentale la sala, perché nel momento in cui tu esci di casa, fai un biglietto, entri in una sala al buio con uno schermo grande, hai un'attenzione, delle pretese che sono ben diverse rispetto a una cosa che puoi vedere a casa, e questo è fondamentale che resti, altrimenti si perde quel distacco che ci deve essere. Pagare il biglietto e uscire di casa incute più rispetto. Comunque è una cosa, intanto è una cosa culturale che ci portiamo da sempre, è come andare a teatro, insomma, non è uno che viene dentro casa tua a fare uno spettacolino, ma sei tu che vai a vedere uno spettacolo. E poi c'è una soglia di attenzione inevitabilmente diversa, perché se tu stai a casa puoi stoppare, puoi andare, squillare il telefono, se stai al cinema sei costretto a stare attento, almeno dovresti, poi cioè, perché la gente si distrae pure in sala, però so di meno rispetto a quanto può capitare in casa. Quello è una maniera completamente diversa di usufruire del prodotto, che cambia completamente anche la tua capacità di capirlo. Parliamo quindi di attenzione nel web, ma forse anche nell'ultima generazione l'attenzione è lasciata in secondo piano e non c'è più tempo per regalarla agli artisti. È proprio la soglia di attenzione che si è abbassata drasticamente, ma si sa, voglio dire, ma cioè, si è abbassata anche in noi, noi facciamo i fenomeni, cioè anche noi oramai facciamo fatica. Io oggi non riuscirei mai a fare cose che riuscivo a fare 20 anni, anche leggere un libro è diventato difficilissimo. Fai fatica perché il cervello funziona anche in base a come è stimolato, come le lingue, poi te le dimentichi se non le pratichi più. E la stessa cosa è la capacità di attenzione, di guardare un film, di leggere un libro, ma anche la musica. Oramai io prima ancora sono uno delle ultime generazioni che si comprava i CD, almeno erano i CD, però te li comprai, te li ascoltavi 1000 volte finché te li facevi piacere. Oggi la musica, anch'io scarico una canzone, la sento 1 o 2 volte, se mi piace bene, se no la tolgo. Che bella sta cosa, che tu mi parli di ascoltare 1000 volte un CD, laddove la copertina del CD non era un oggetto, mentre per noi boomer l'oggetto era la copertina del vinile. Sono d'accordo, però c'è un cambio netto rispetto a quello che è oggi, cioè vinile, CD, c'è stato un cambio,
ma nella sostanza secondo me è meno grande rispetto al cambio che c'è stato da CD a MP3, diciamo, perché lì non hai più la cosa materiale, non vai più al negozio a comprarlo, non lo metti più su il disco, il vinile aveva lo stesso principio del CD. Oggi tu te lo scarichi, te lo senti come e quando ti pare e c'è niente da fare, non te lo ascolterai mai tutte le volte che ti ascoltavi i vinili o i CD. È proprio una questione mentale, no? È la percezione di qualcosa che non c'è, che non è concreto, per cui, e poi puoi cambiare in continuazione. All'epoca io mi compravo il CD e spendevo 20 euro, cioè non è che poi dico vado subito a comprare un altro perché te lo devi pagare. Oggi me ne scarico una canzone dietro l'altra e me frega, me ne scarico 200 miliardi di canzoni, è inevitabile che non avrò la stessa capacità di attenzione delle canzoni che avevo un tempo, e di conseguenza tutto il mercato si è adeguato, quindi oggi si fanno per lo più prodotti pensati per chi ha questo tipo di approccio all'ascolto, e sta diventando la stessa cosa l'audiovisivo. I film, le serie TV sono fatte sapendo che il pubblico oramai sta a casa, può vedere quello che vuole e lo può togliere quando vuole. Anche questo è fondamentale, la differenza con la sala: tu paghi, entri e stai seduto, lì invece stai, cambi e il cervello cambia. Adesso arriva la primavera, tu te ne stai chiuso per quanto tempo te ne stai chiuso a girare questo film? In realtà ci abbiamo pochissimo tempo per girarlo, solo 3 settimane, quindi il set sarà molto rapido e difficile perché non abbiamo un minuto di pausa. È un appartamento? È un casale in campagna. Quindi fai interni e esterni? Per lo più interni, c'è pochissimo esterno, e poi mi chiudo subito in montaggio perché conto di avere il progetto insomma chiuso sicuramente prima dell'estate, per poi provare a cercare la distribuzione, che sarà un'altra problematica dopo la produzione che non è stata trovata. Cerchiamo la distribuzione. Il copione è stretto, strettissimo, è scritto anche le virgole o lasci all'interpretazione dei tuoi attori? No, lascio poca cioè lascio la libertà, se può capitare tutto, però no, è tutto molto scritto e è importante seguire il copione perché è molto dialogato il film, quindi se ognuno, essendo 10 protagonisti, se ognuno comincia a improvvisare diventa un altro film, quindi no. Quali sono i tuoi registi di riferimento? Ma guarda, io ho registi che mi piacciono, ma non che sono per forza di riferimento, che non voglio fare quello che io mi ispiro a cosa. Però i miei, quelli con cui sono cresciuto e mi hanno formato, io sono sempre stato molto appassionato del cinema americano, New Hollywood, anni 60-70, diciamo in testa Clint Eastwood e Woody Allen, però sono stato anche un grande fan di Nanni Moretti. Questi sono i nomi, oddio, da ragazzino Kubrick, come un po' tutti i primi, i cinefili giovani, ho avuto la fissa per Kubrick, dopodiché molto aperto a tutti i tipi di cinematografie, generi, non è che so una cosa, però diciamo il cinema americano ha sempre... Adesso passare dall'altra parte della barricata, quindi i critici potranno finalmente azzannarti alla giugulare, se ti dicono che ti ispira Moretti, tu no. Quindi sei contento. Non mi ispiro a Moretti, cioè, se guardi i miei primi cortometraggi che facevo sono uguali a Fini Nanni Moretti, oggi non c'entra quasi più niente, cioè, c'è molto poco Nanni Moretti in quello che faccio, ma non mi dispiacerebbe, per carità, però non c'è più. Non hai preso nessun comico? Ma non ci hai pensato neanche? No, perché non è un film comico, è una commedia ma non è per niente comico, non è un film da ridere, eh. È un film in alcuni momenti divertente e brillante, ma non va aspettata una commedia da ridere. Anzi, tende più poi al drammatico, potremmo dire, o comunque all'inquietante. Chi è l'assassino? Vediamo intanto se c'è un omicidio. Svevo, è stato un piacere conoscerti mio. Anche personalmente, oltre che gustare le tue evoluzioni online. Grazie. Fra poche ore sarai impegnatissimo. Sì. Fra tre mesi sarai un'altra persona, quindi dovrò rivolgermi al tuo manager, cosa che a noi giornalisti da strapazzo dà subito la noia. Mi hai preso il momento giusto. Ho preso il momento giusto, fatto apposta. L'ho fatto apposta. Hai già una strategia una volta finito il film? No, la strategia è farlo vedere alle distribuzioni, alcune ho già i contatti, siamo già in contatto. Quindi l'idea è di farlo vedere la distribuzione, la speranza che qualcuno voglia appoggiarci e darci una mano nella distribuzione, altrimenti, come anche per la produzione, cercheremo vie alternative indipendenti. Ma fra tutti quelli che ti hanno appoggiato o anche criticato per le tue esternazioni riguardo il cinema italiano, c'è qualcuno che ti sta aiutando o nessuno si è interessato al tuo passaggio di ruolo? Interessati, nel senso che sono incuriositi, che mi hanno scritto, che non vedono l'ora di vedere il film, sì, ce ne sono.
che però hanno dato una mano pratica a nessuno. Pronto per la gogna o per il trionfo? Bene. Sì, ma comunque sia, sarà un trionfo. Grazie, Sveo. A te. Grazie.